sole e bel tempo, un bel picnic è sempre la soluzione giusta, ma se siete stanchi delle solite tartine, dei classici sandwich, perché non provare con delle belle girelle di pan di Spagna salato farcito? Scoprite come si preparano! Bene ragazzi, iniziamo con la preparazione del nostro rotolo di pan di Spagna, detto anche pasta biscotto salata. Cosa dobbiamo fare? Ho sgusciato le uova, le versiamo all'interno di un recipiente e non dobbiamo fare altro che frullare a lungo per almeno 15 minuti. Aggiungiamo ora il sale, vedete dopo circa 10 minuti il composto è bello spumoso. Aggiungiamo appunto il sale e lavoriamo per altri 3-4 minuti. A questo punto non ci resta altro che unire gli altri ingredienti, ovvero il bicarbonato di sodio che darà un po' di sofficità in più a questa pasta biscotto e la farina bianca. Un po' per volta dobbiamo aggiungerlo con l'utilizzo del colino per evitare di far afflusciare il composto. Ci aiutiamo con la palettina e lavoriamo così, lentamente. Nel frattempo preriscaldiamo il forno a 200 gradi statico. In questa fase, quindi più o meno a metà dell'aggiunta della farina, possiamo aggiungere qualche goccia di succo di limone. Ok, e continuiamo sempre a lavorare il composto in questo modo, questa volta con le fruste. Abbiamo ottenuto questo composto spumoso, se volete in questa fase potete aggiungere degli aromi misti, un trito di erbette per rendere il tutto un po' più aromatico, un po' più profumato. Versiamo il composto, sempre delicatamente per evitare di far afflosciare il tutto, mi raccomando. E poi lo stendiamo con una palettina, fino a formare uno spessore di circa un centimetro. Ora inforniamo subito 200 gradi statico per 10 minuti. Ci siamo, la nostra pasta biscotto è pronta, adesso dobbiamo rigirarla velocemente sopra un po' di pellicola trasparente resistente ad alta temperatura. Opla, perfetto. Ora delicatamente rimuoviamo la carta forno e poi avvolgiamo la pasta biscotto all'interno di pellicola trasparente. Ora delicatamente avvolgiamo la pasta biscotto su se stessa, in questo modo prenderà la forma ed eviterà di spezzarsi quando la farciremo. Lo lasciamo lì circa un paio d'ore. Trascorse le 2 ore, la pasta biscotto si è rappresa, si è raffreddata, adesso pian piano togliamo la pellicola e poi la farciamo. Vi propongo una farcitura con del formaggio spalmabile, della rucola e del prosciutto cotto. Poi ovviamente potete scatenare la vostra fantasia. Avvolgiamo il nostro rotolo. La parte finale lasciatela senza condimento perché ci servirà da collante, vedete? Così, perfetto. Ora possiamo lasciarlo in frigo per un paio d'ore in modo che si rapprenda e così il taglio sarà perfetto. Tagliamo dunque il nostro rotolo a fettine così di un paio di centimetri.
Eccolo qua il nostro capolavoro, davvero fantastico, e il bello è che potete farcirlo con tutto quello che più vi piace e vi consiglio di mangiarlo il giorno seguente in modo che la pasta si inzuppi del nostro ripieno. Da Alice My Personal Trainer anche per oggi è tutto, ma io vi aspetto sempre qui su questo canale.